Tervetuloa, ystävät. Martha is dead. Tästä nyt alkaa sitten tämä peli. Kestoahan tällä pitäisi olla joku 6-7 tuntia. Kyseessä ei ole siis mikään varsinainen jumpscare-peli, vaan enemmän tämmönen psykologinen kauhupeli. Ja mä oon tästä vähän kattonut ensitunnelmia, ja tässä on kohtia, mitkä saattaa häiritä jotain ihmistä enemmän kuin toista, joten katso omalla vastuulla. Mutta mielenkiinnolla odotan, on vähän enemmän fotorealistinen, on enemmän, käytetään sitä tunneskaalaa sen pelottelun sijaan ja pelästyttelyn sijaan, ja vaikuttaa kyllä niin kuin erittäin mielenkiintoiselta, vaikkakin on suhteellisen raju. Eiköhän lähdetä katsoa, mitä Martha is Dead pitää sisällään. Well, onpas se lähellä kameraa. Hello you. Ciao, sono Giulia. Giulia K. Sono contenta che tu sia qui. Nessuno veniva più a trovarmi. Da anni ormai. Devo raccontarti la mia storia, lo so, ma non so da dove cominciare. Ci sono così tante cose che dovrei iniziare dalla mia infanzia, ma di quel periodo ricordo così poco. Solo quell'estate, era il 29, mi sembra, quando fui mandata a stare dalla tata. Giulia muistaa vain vuoden 1929, jolloin se pistettiin asumaan lapsenvahdin kanssa, näin. Non questa sera. Sta salendo la nebbia, vedi? Sì, lo so che la dama uccide le giovani donne quando c'è la nebbia, ma perché è così cattiva? Vedi, Giulia, la sofferenza e la paura ci spingono a fare cose cattive, anche se non siamo veramente cattivi. Come i soldati che uccidono gli altri soldati. Mi piace la dama, ho deciso, tata. Poverina, soffre così tanto, però continua a farmi un po' paura, sai? Io sarò presto una giovane donna. E lei potrebbe uccidermi. Uccide anche chi le vuole bene? Certo che no. Allora io mi sento più tranquilla. Io le voglio bene. E mia sorella Marta? È in pericolo? Marta è con la mamma. Puoi stare tranquilla. Ti mancano? No, cioè, sì. Mi manca un pochino Marta. Ma con te sto così bene. Ora dormi, passerotto. Si è fatto tardi. Sì, tata. Dormo. Sognerò la dama. Era molto bella. Era molto bella, sì, molto bella. Allora io la sognerò bellissima. Io sarò bella, bella come lei. Tu sarai ancora più bella di lei. Senti, tata, visto che la dama non mi farà del male perché le voglio bene, e visto che tu non sei una giovane donna, mi potresti raccontare la sua storia anche se c'è la nebbia? Ti prego, dai, o dormo, promesso. E va bene, l'hai sempre vinta tu, piccola peste. Amavo la tata e amavo quella storia. Ogni volta che la sentivo era come nuova e mi stregava sempre di più. Tutte le sere le chiedevo di raccontarmela, anche se mi faceva paura. Ancora oggi mi sembra di ricordare ogni singolo giorno di quel periodo. Com'ero felice. The White Lady, eli Tartoli. La leggenda racconta che i laghi della zona sono abitati dallo spirito di una giovane donna, morta per mano dell'uomo che amava. Aspettava l'incontro galante fissando il vecchio albero sulla piccola isola del lago. Il desiderio, le speranze, ma ad aspettarla c'era la morte, non l'amore. L'uomo
disperato, confessò di averla uccisa per gelosia. E fu impiccato sull'isoletta dello stesso lago in cui l'aveva annegata. Nonostante le lunghe ricerche, però, il corpo della ragazza non fu mai trovato. Viva Iltasatu Todella. Allora il suo spirito, conosciuto come la Dama Bianca, The White Lady, prigioniero nelle acque dei laghi, disperandosi per la perdita dell'uomo che amava e che ancora ama. Giulia halusi kuulla tämän tarinan joka ilta, vaikka quando pelotti si alza häntä. La nebbia, la dama può lasciare le acque dei laghi ed aggirarsi nei boschi, nella vana ricerca del suo amore. I cacciatori raccontano di sentire i lamenti di una donna durante le albe nebbiose. Mi fa un po' paura questa storia, anche se la dama mi piace. Smetto di leggere, passerotto mio. No, tata. Papà mi dice sempre che la paura si deve affrontare. Vai avanti. D'accordo, piccola. La dama esige la vita di una giovane donna, ogni qualvolta gli eventi risveglino in lei la memoria della triste notte in cui morì. Attraverso questa giovane vita che svanisce, per alcuni istanti, la dama si libera del fardello del suo dolore. Buonanotte, tata. Buonanotte, amore mio. Passai dalla tata quasi 3 anni. Poi tornai a casa e dimenticai rapidamente come si faceva ad essere felici. Fu dopo 15 anni, nel 44, che tornai a stare in quella casa e che... Stavo sistemando alcune macchine fotografiche nel bosco, vicino al lago. Un congegno che aveva costruito mio padre le faceva scattare dopo qualche minuto. Cercavo di fotografare gli animali o qualsiasi altra cosa ci fosse in quel maledetto posto. Okei, no niin, nyt päästään ilmeisesti liikkumaan sitten. Rajoitetusti. Joo, aika tommonen synkänlainen aloitus oli kyllä. Pelihän näyttää kyllä siis aivan mielettömän upealta. Rupee olemaan vitsit vähissä niin sanotusti. Noin. Aprire la macchina, togliere il rullino vecchio. Mettere il rullino nuovo. Chiudere la macchina. Caricare. Vanha filmirulla pois ja uusi tilalle, niin kuin silloin ennen vanhaan tehtiin. Attivare il temporizzatore. Ci siamo quasi. Devo solo mettere a fuoco l'immagine. C'è qualcosa sulla superficie dell'acqua. Se la inquadro meglio, forse riesco a vedere di cosa si tratta. Oh no. Oh hell no. Ma è una persona. Devo aiutarla. I must help them. No, totta kai, of course. Kävelysi maatio. Passavo intere giornate a fantasticare. I per
perdevo nei miei pensieri e quel risveglio fu terribile. Pitänyt aina järveä sellaisena turvapaikkana, mutta nyt sinne on hukkunut joku. Kuinkas ollakaan? Run away! Pelin kulku on todella jotenkin hidasta ja sellaista jotenkin niinku ihan niinku sä yrittäisit unessa juosta jotain karkuun. Tää tuntuu vähän samalta tää peli. Niinku oikein pääse mihinkään. Era mia sorella. Mia sorella gemella. Ed era morta. It was my sister, my twin. Aha. Ero così disperata. Non sapevo più né cosa facevo, né cosa pensavo. Tämä nyt sitten Martha. Devo stare. Se näyttää Martha todella jotenkin. Martha. Martha is a liar! Non è possibile. Joo, eiköhän se ole hengetön. Joo, näyttäis vähän siltä. Ei, en usko, että... En usko, että sydän lyö. Pum pum pum, niin kuin laulussa sanotaan. That's quite disturbing. 26 febbraio 1920. Voi Martta, mitä on tapahtunut nyt? Corsero verso di me. Mia madre mi abbracciò. Lei che mi detestava, mi stava accarezzando. Il suo calore mi riempì di vita e il dolore divenne sopportabile. Mi sentivo protetta. Marta, stai bene? Mi chiese parlando lentamente per permettermi di leggere le labbra. Pensava che fossi sorda. Pensava che fossi Marta. Non volevo far svanire tutto. Così feci timidamente cenno di sì con la testa. Non mi resi conto di aver imboccato una via senza ritorno. Avrei dovuto far finta di essere Marta. Per sempre. Hey. Päivä Marthan kuoleman jälkeen. Signore, vita di chi muore. Sia il tuo sacrificio d'amore offerto per l'anima di Marta. Nelle tue mani affido anche il mio umile spirito, perché io possa ritrovarla nella luce perpetua e non desolatissima gemere nel purgatorio. L'eterno riposo donale, Signore, e splenda la luce eterna. Di accendere le candele in sala? La gente sta per arrivare. Libri, libri, libri. E nella villa ne sono rimasti almeno 10 volte tanti. Kirjoja, kirjoja, kirjoja. Questo pittore era amico del nonno. Mi sono sempre piaciuti i suoi quadri. Da bambina li guardavo per ore. Io e Marta. L'unico modo per riconoscerci era vestirci in modo diverso. Neppure la mamma è mai riuscita a riconoscerci. Luglio 1944. La nostra famiglia commossa viene... Telegramma! Televiesti! 17 luglio 1944. Ministero della guerra. Direzione generale leva sottufficiali e truppe.
un dipinto antico. Lo trovo così triste. Mi comunica un grande senso di solitudine. Tutto questo presto finirà. Pensa di essere meglio di me, ma non lo sa. Non c'è motivo. Vanha kunnon puhelin, tolla ei pystynyt. Kyllä Hugo TV-peliä pelaan tolla puhelimella. Musiikki on ainakin melko ilosta tuommoista. Dobbiamo ascoltare la radio, sempre. Eventuali notizie non sono di vitale importanza. Pensa di essere meglio di me, ma non lo sarà. E allora tu, sta. Ma che diavolo? Per un attimo mi sembrava di aver visto... What the fuck? No, no, non è possibile. È solo tutta questa situazione. Quel bel musetto, quel collo perfetto. Ora le strappo dalla faccia quel sorrisetto. Mitäs tällä nyt pitää tehdä? Ai, se oli sytkä. En tupakkimiehiä, niin en tota heti huomannut. Non ha un attimo di pace. Anche in un momento come questo, non riesce a stare ferma un solo istante. Ei hitto, nyt on pakko sammuttaa. Mistä tää menee hiljaiseksi? Siinä on hyvä. La scatola di un telegrafo. Io lo so usare. Il babbo mi ha insegnato. Qualcuno viene a prendere questi benedetti fiori? Missä se kenori on jotenkin pelottavan näköinen jotenkin apua? Sempre perfetto per lei. Enää nyt pitää laittaa. Parla Londra. London calling. Messaggi speciali. Felice non è felice. È cessata la pioggia. La mia barba è bionda. Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali. Ah, tonne. Okei. Okay. Hyvä on sitten. Melkoinen kartano näillä. Chi ha chiuso la porta? Niin, enpä tiedä tosiaan. Kukahan se nyt mahtoi sulkea sen oven? Niin. Erik. Wake up. Don't you think appropriate sleep on here? Hei. Mä oon täällä ulkona. Avatkaa ovi. Hei. Cosa parlano? Ma non puoi stare sempre qui. Vai a letto, no? No, no. Voglio rimanere con mia figlia. Tua figlia? Tua figlia? Ne hai un'altra di figlia, sai? Quella viva, ti ricordi? Ma cosa dici, Irene? Giulia è morta! Che discorso è questo? Come puoi? Appunto, dovresti pensare a Marta. A lei Giulia ha fatto un bel regalo, lo sai, vero? E come se non bastasse, ora l'ha anche lasciata sola. La solita storia che tutto è colpa di Giulia, vero? Marta è sorda. Tu che non puoi aver figli. Ma ti sembra il momento? Giulia è morta, Irene. Morta. Alkaa cupa seco. Te ne rendi conto? Certo, tai sitten... Lo capisco. Ei. Se non lo capisco io... En tiedä kumpi tässä kohtaa on parempi vaihtoehto. Solo problemi. Sarebbe stato meglio se non fosse nata per niente. Tu sei pazzo! Io sono pazzo? Io? Lo hanno fatto per colpire me. E così. Sono io la causa della tua... Vuoi sanoa, että en nauti tästä. Solo del male, Giulia. Povera, dolce, strampalata Giulia.
Come farò senza di te? Come sarà la vita ora? Tutto il tempo che non ho saputo spendere con te. Ora sono a casa. Possiamo andare a pescare insieme. Possiamo fotografare le farfalle. No. Non possiamo fare più niente insieme, vero? Più niente. Joo, ei. Ei se ole Giulia, se on Martha. Mentre i bombardamenti anglo-americani continuano a devastare le pacifiche città della Valdelsa, è con grande dolore che apprendiamo quanto accaduto nei pressi della Romola. La giovane figlia del generale dell'esercito tedesco, Eric K, è stata assassinata nei pressi della sua abitazione. Che ragioni possono esserci dietro un atto così vile? È quello che sperano di scoprire i carabinieri che sono subito intervenuti. La mamma non sembrava soffrire molto. Forse le dispiaceva che la mia morte fosse così dolorosa per Martha, ma non avermi più intorno per lei doveva essere un gran sollievo. In fondo era meglio per tutti che a morire. My death was so painful for Martha. E sarebbe stato meglio anche per me che gli altri lo pensassero. Okay, mä olen hiukan ymmälläni, että mikä homma? Siis onko tässä nyt kuollut Martha vai Julia vai? Vai mitä? En tiedä. Martha has found Martha. En pysty tekemään tämmöisiä päätöksiä näin nopeasti. Has found, has lost, has found. Väärä vastaus, minä. Minä. No, no. Minä, Martha. Martha on. Has lost. Noni, has lost. Mennään sinne. Martha has lost her. Soul. Oi Martha. Tiesi jo siellä, että se on murhattu. Eihän se välttämättä ole murhattu. Sehän nyt voinut... En tiedä. They. Aha, eli I. Miksi siinä on vaihtoehdotus? Toinen on vaan I will give. They. I will give they. I. Varastin hänen identiteettinsä, kyllä kai niin. No, ei. No. Miksi Giulia, miksi? That's nasty. Oh no! Fucking head, yo! Mm-hmm. Ah, hell!
hell no, hell no. Ah, sellainen rivakka repäsy siihen loppuun vielä. Älä nyt sitä ainakaan päähäs laita. Laitathan sä, eiks niin? Laitathan sä. Noniin, Martha facelift. Are you happy now? Niin justiin. Hei. That was not cool. Voi pojat, mihin tää peli vielä oikein meneekään, voi että! Era solo un sogno. Un orribile sogno. Quella donna. Il volto di mia sorella. The horrendous woman and the face of my sister. Che tutto fosse un sogno. E vedere mia sorella che dorme nel suo letto. Invece il letto è vuoto. E questa è la realtà. Queste siamo io e Marta alla festa del patrono. Erano solo pochi mesi fa. E ora? Marta aveva chiesto una mia foto da mettere in questa cornice. Voleva una di quelle mie espressioni che tanto la divertivano, con quella sfumatura che lei non riusciva ad imitare. Diceva che quella era la mia essenza. Una foto può catturare l'anima. Posso catturare l'anima di Marta. Ok, nyt, joo. On päästy vähän nyt jyvälle tähän hommaan. Mä lopetan tän ekan jakson tähän. Mä yritän pelata tän viikonloppuna mahdollisimman pitkälle, että mä saatas tästä sarja nopeasti tonne YouTubeen. Ja nyt kommentteja, tykkäyksiä. Kertokaa, mikä on ensivaikutelma. Mun mielestä tää on jotenkin erikoinen. Tämä on paljon erikoisempi kuin monet muut kauhupelit, mitä mä oon pelannut. Tämä on enemmän psykologisella puolella toimii kuin perus tämmöinen jumpscare-pelit. Siis aika niin kuin brutaali, sillain ei säästele mitään. Ja se on hyvä, se on huono asia. Mutta siis peli on niin kuin vaikuttavan näköinen ja tarina on raju. On todella surullinen, mutta jollain tavalla myös niin kuin on kiinnostava, eli haluaa nähdä, miten tarina jatkuu. Mut kiitos kun katsoit tämän ekan videon. Mä yritän saada viikonlopun aikana vielä tätä enemmän, niin päästään sitten yhdessä kokemaan tää, että minkälainen tää on. Ei mitään, me nähdään seuraavassa osassa. Kiitos, moi!